carissimi amici, benvenuti a un nuovo video della Spiracure. Stasera siamo in un luogo particolare perché non siamo di solito nel nostro laboratorio, ma mi trovo a casa. La mia dolce metà mi ha obbligato a pulire il tappeto, quindi ne approfitto per fare un video. Vedete come dice il gergo, il detto che il calzolaio gira con le scarpe rotte, anche il mio folletto è ancora da riparare, ma dovendo riparare prima i vostri, appunto do la priorità a quelli dei clienti, non al mio. Oggi voglio farvi vedere non tanto le peculiarità del 140, di cui abbiamo già un video, ma quelle del battitappeto, le B351, un battitappeto di fine anni 90, inizio anni 2000, con diverse caratteristiche. Allora, vi do un consiglio. Per usare il battitappeto di questo modello, diciamo che si abbinava al modello WK13031, non c'è bisogno di usare un adattatore, nel senso che si può usare anche su dei folletti più moderni come il 140, facendo attenzione a una cosa: usarlo al massimo sulla velocità numero 1, perché il folletto WK140 ha la prima velocità, che la A automatica, che però va bene soltanto se lo abbiniamo alle B360, cioè il suo. Sui battitappeti più vecchi invece consigliamo di usare la velocità numero 1, ok? Quindi, per passare un tappeto, adesso questo qua è un tappeto non particolarmente pregiato, né troppo fine né troppo spesso, quindi va bene la velocità numero 1. Facciamo una piccola prova e poi vi faccio vedere una cosa. Sentite che il rumore è basso. Se invece andiamo a metterlo su una velocità maggiore, rischiamo innanzitutto di fare più fatica, perché rimane molto molto attaccato al tappeto, proprio, diciamo, dovuto alla potenza del folletto. E poi rischiamo anche di far tappo al motore, perché i rulli girano sempre alla stessa velocità, anche aumentando la potenza del folletto, però non riescono più a far respirare il motore, perché vanno proprio ad attaccare, diciamo, il battitappeto al tappeto, al tessuto, e quindi rischiano di far surriscaldare il motore. Questo battitappeto, adesso lo stacchiamo un attimo e vediamo, funzionava e funziona anche da battimaterasso. Cosa vuol dire? Che con dei rulli, non questi con la setola nera, ma dei rulli in silicone di colore bianco, possiamo andare a fare la pulizia e il lavaggio anche dei materassi. Quindi, per andare a cambiare le setole, quindi quelle del tappeto e mettere quelle del materasso, basterà schiacciare questa linguetta gialla, in questa maniera, e si aprirà il carter. È molto semplice, perché a sinistra troviamo la setola rossa. Quindi non facciamo vedere lo sporco che ha preso, questo è da pulire. Quindi la setola rossa a sinistra, e la setola bianca a destra, o meglio quella con il finale bianco, ok? Dobbiamo pulire anche il nostro battitappeto, ma è tutto rigorosamente live, quindi va bene così, sappiamo che i nostri clienti apprezzano la genuinità e l'artigianalità dei nostri video, ok? Questo tipo di battitappeto era anche dotato di rotelline di gomme, di silicone, quindi anche se lo dovete far camminare sul pavimento o addirittura sul legno e sul marmo, non riga nulla, ok? Per farlo partire potete accendere prima il folletto, appunto, sulla velocità 1, parlando sempre del 140, ma anche sui modelli precedenti, quindi 135 o il 130. In questo caso lui ha fatto partire l'aspirazione, ma il giro dei rulli è ancora bloccato, ok? Quindi per attivare la spazzolatura bisogna mettere un piede sul battitappeto e sganciare il folletto. Sentite che cambia il rumore e le spazzole cominciano a lavorare. Ok, questo battitappeto, a differenza poi dei successivi, le B360, le B370, le 371, non aveva ancora la funzione di rallentamento delle spazzole. Cosa vuol dire? Che è un battitappeto che lavora molto molto bene, ma se dobbiamo fare dei tappeti con le frange, dei tappeti molto spessi o molto fini, non abbiamo ancora la possibilità di rallentare il giro dei rulli. Quindi, per chi avesse tappeti un pochino particolari o pregiati, non è che non ne consigliamo l'uso, ma è sicuramente meno efficace, meno raffinato delle B360 e delle B370-371. Vi ricordiamo che abbiamo attivato da poco il nuovo sito www.laspirapure.com, quindi assolutamente andate a vedere tutte le offerte che abbiamo.
segnaliamo subito che non facciamo una guerra dei prezzi, perché noi lavoriamo con prodotti originali, quindi sia di motore che di plastica che di elettroniche, quindi siamo sempre decisamente abbondantemente sotto il costo che avevano questi prodotti da nuovi, ma non facciamo la guerra dei prezzi, quindi se cercate proprio il prezzaccio, il nostro sito non è quello che fa il caso vostro. Ripeto, preferiamo lavorare con prodotti originali, ai quali diamo una garanzia di 12 o di 36 mesi a scelta e diciamo a richiesta del cliente. Dicevamo che questo tipo di battitappeto, pur non essendo diciamo all'ultimo grido, fa comunque già un lavoro efficace, perché fa sia tappeti che materassi con un terzo rullo che si chiama kit rinfresca, che era di colore giallo, poi vi faremo vedere in un altro video. Possiamo anche fare il lavaggio, quindi battitura di tappeti, battitura di materassi e anche lavaggio con delle schiume apposite, ok? Tornando al discorso del sito, vi ricordiamo appunto di visitarlo www.laspirapower.com. Se c'è qualche prodotto che non trovate, perché è un sito diciamo in attivo da poche settimane, ci potete chiamare allo 0172 18 11 268 qualora anche aveste problemi diciamo di formulazione dell'ordine o non trovaste appunto un particolare che vi serve. Se avete bisogno ci potete scrivere all'email laspirapower@gmail.com. Potete contattarci anche tramite WhatsApp, quel numero che vi abbiamo dato prima, 0172 18 11 268, funziona assolutamente anche come WhatsApp. Se avete delle richieste particolari di video, vedete sul nostro canale YouTube l'Aspirapower, andatevi, iscrivete, attivate le notifiche, perché noi ogni settimana mettiamo un tutorial, mettiamo delle promozioni, mettiamo dei consigli su come fare la manutenzione del vostro folletto. Abbiamo praticamente tutorial per ogni modello di folletto, per ogni modello di battitappeto, di lucidatrice, di lavapavimenti. Se però c'è qualche curiosità che vorreste approfondire, sì, ho sbagliato il verbo, chiamateci o contattateci tramite WhatsApp o email e cercheremo di soddisfare le vostre richieste. Per quanto riguarda invece le riparazioni, come vedrete sul nostro sito, vi ricordiamo che abbiamo un servizio di ritiro e riconsegna al vostro domicilio a carico nostro. A differenza di tutte le altre aziende, metti in pausa. Scusate, ma la camera mi ha detto di tornare indietro. La camera serve la mia moglie, invece di passare il tappeto lo fa passare a me per fare il video, ma va bene così, problemi di famiglia a parte, continuiamo. Dicevamo appunto che sul nostro sito trovate tutto quello di cui vi serve, di cui avete bisogno. Per il ritiro e la restituzione al vostro domicilio del folletto da riparare, qualunque posto d'Italia potete mandarci il folletto, da Firenze, da Roma, da Pesaro, dovunque. Come funziona? Voi avete un folletto rotto o che volete sanificare, dovete solo trovare una scatola nella quale mettere il folletto. Contattarci telefonicamente o WhatsApp o all'email che vi abbiamo lasciato prima, che metteremo nella descrizione sotto il video, fornendoci le dimensioni del pacco, quindi lunghezza, larghezza e altezza, il vostro indirizzo completo di numero di telefono e di mail. Dopodiché noi prenoteremo il corriere. Una volta prenotato il corriere, vi manderemo un'email con il numero di tracciamento e l'etichetta da stampare e da applicare sul pacco, quindi ci raccomandiamo di avere una stampante in casa o qualcuno che possa stampare. Quindi ci fornite le dimensioni del pacco, lunghezza, larghezza, altezza, ci contattate, noi vi forniamo il numero di tracciamento e l'etichetta da stampare e applicare sul pacco. Una volta che il folletto arriverà nel nostro laboratorio, mi raccomando, anche una cosa molto molto efficace e intelligente da fare è di segnare sempre il numero di serie del vostro apparecchio prima di inviarlo a noi, perché noi siamo una ditta serissima e se vedete le recensioni su Facebook e Google sono tutte positive, assolutamente, come diciamo nei video non le compriamo, non possiamo permetterci di comprare le recensioni, ma chi ce l'ha lasciato vuol dire che si è trovato bene con noi. Dicevamo di segnare sempre il numero di serie dell'apparecchio, perché sarebbe brutto, non è mai successo, che magari per un cliente pensasse: gli ho inviato l'apparecchio 1, 2, 3 e mi è tornato indietro un altro apparecchio che non era il mio. No, voi segnate pure il numero di serie del vostro apparecchio, generalmente il folletto ce l'ha qua dietro, anche nei modelli più vecchi, invece in quelli proprio rettangolari ce l'aveva aprendo diciamo l'unità del filtro, così siete tranquilli, sapete che ci mandate quel folletto e noi vi restituiamo quel folletto lì. Una volta che l'apparecchio arriva nel nostro laboratorio, noi controlliamo, il preventivo è assolutamente gratuito, vi chiamiamo dicendovi: caro signor Mario Rossi, il suo folletto ha questo, questo, questo da fare, costa 10 euro, 25 euro, 3000 euro. A quel punto vi contattiamo, vi mandiamo un messaggio, voi ci dite ok, procedi o non procedi. Se facciamo la riparazione, chiaramente il servizio di ritiro a casa vostra e di restituzione a casa vostra è a carico nostro.
ok? Quindi non vi costa nulla, cioè se l'intervento fa 100, fa 100 anche, diciamo, con la spedizione, perché viene pagata da noi. Se invece cambiate idea o ritenete che il preventivo sia troppo caro, non è mai successo comunque, ovviamente in quel caso non riusciamo a pagarvi la spedizione, quindi chiediamo un forfè di 30 euro, che sono praticamente la spedizione da casa vostra al nostro laboratorio e viceversa. Ma ripeto, non è mai mai successo, perché abbiamo dei prezzi corretti pur lavorando con roba originale. Anche qui vogliamo essere chiari, noi non siamo la Folletto, non c'entriamo nulla con la Folletto, io ci ho lavorato tanti anni, ma adesso non voglio che, diciamo, che qualche cliente pensi che io sia collegato con l'azienda Folletto o il mio socio. Nel nostro laboratorio trattiamo tutti i folletti rigenerati, ricondizionati, con parti, motori, schede, plastiche originali. Qualora ci fosse qualcosa di non originale, potrebbe essere solo il sacchetto o la spazzolina sotto, ma lo segnaliamo noi perché vogliamo essere sempre trasparenti. Se però qualche cliente ha piacere di risparmiare qualche soldino, magari invece di mettere il motore originale vuole mettere un motore compatibile, noi abbiamo anche quelli, ma ripeto, lo segnaliamo prima. Quindi lavoriamo con ricambistica originale, sulla quale diamo 2 anni di garanzia. Se volete risparmiare anche qualcosina in più di qualcosina, diamo comunque sui nostri ricambi compatibili di qualità sempre 1 anno di garanzia, però è sempre scelta del cliente. Non metteremo mai una cosa compatibile spacciandola per originale o viceversa. Siamo sempre in rapporti ottimi con i clienti ed è per questo che ci paga. Vi ricordiamo ancora di iscrivervi appunto al nostro canale, dove trovate tutti i tutorial di cui avete bisogno, ne abbiamo una 70. Attivare le notifiche, così rimarrete sempre aggiornati su tutti i nuovi video. Non mi resta altro da dire che buona serata, vi faccio anche salutare dal mio cane che si sta addormentando, lui ogni tanto compare anche nei video, eccolo qua. Jack, saluta. No, non sembra tanto convinto. Quindi alla prossima, e passate a trovarci anche in negozio, o per qualunque cosa visitate appunto il nostro sito www.laspirapower.com. Vi ricordiamo che potete pagare anche in contrassegno o con carta di credito o bonifico. Se avete piacere e avete magari qualche amica che si mette insieme, se fate un ordine più alto di 59 euro la spedizione è anche gratuita, così evitate di pagare il corriere. Per qualunque cosa ci contattate al numero 0172181268 o ci scrivete all'aspirapower@gmail.com. Buona serata!